Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. È una serata importante, una serata in cui si parla di criminalità organizzata. Penso che il nostro paese è già stato negli anni addietro, appunto con la vicenda di Cristina Mazzotti, è molto toccato da questo fattore, da questo fenomeno della criminalità organizzata, e penso che sia molto giusto che gli amministratori ne parlino ai cittadini e li invitano, diciamo, dei rappresentanti che possono meglio spiegare come si articola il fenomeno della mafia, dell'underground e di tutta quella criminalità organizzata. Abbiamo quindi accolto con molto piacere la possibilità di avere qui a Dolvini uno dei quattro rassegni che sono state portate all'interno degli altri paesi, e stasera ci sono degli esperti che parleranno appunto di questo fenomeno. L'amministrazione, come dicevo, è veramente contenta di parlarne, perché penso e riteniamo che il silenzio sia una parte che porti solo vantaggio a questi fenomeni di criminalità organizzata. È giusto quindi che le persone siano sensibili, è giusto che le persone siano delle sentinelle attente, è giusto quindi denunciare, e qualsiasi volta si vedono qualche cosa che non va nella direzione giusta, è giusto appellarsi a chi ha il dovere di far sì che le cose vadano nel senso giusto. Io a questo punto mi dilungherei, lascerei la parola a Roberto e spiegherà come sarà più grande. Grazie. Buonasera anche da parte mia, io sono Roberto del Circolo Ambiente Laganti, che è l'associazione che insieme ai quattro comuni e alle quattro biblioteche ha organizzato questa rassegna. Siamo all'ultimo incontro, devo dire partecipato, in particolare quello di questa sera. Fa sicuramente piacere vedere le sale piene su argomenti non facili, ma argomenti di sicuro interesse per la comunità e purtroppo di sicura attualità. Per chi ha seguito la cronaca anche nelle ultime ore ha visto che non lontano da noi, in Lombardia, in Piemonte, ad Asti, ci sono stati degli arresti di alcune 'ndrine, di alcuni esponenti delle 'ndranghete locali, coinvolti comunque in episodi di malaffare, ed è quello che siamo qui a raccontare. Tra l'altro qui a Opiglio non è la prima volta che ci veniamo, ci sono venuti 2 anni fa esattamente, era la prima serata della rassegna che abbiamo tenuto allora si chiamava 3 colpi alla 'ndrangheta, perché erano 3 le serate, 3 le amministrazioni coinvolte, e addirittura quella serata l'avevamo intitolata La storia dell'andrangheta nell'Erbese e nel Triangolo Lariano. Abbiamo proprio raccontato, anche con nomi e cognomi, chi di voi c'era si ricorderà, la presenza di questa realtà dell'andrangheta ormai possiamo dire da sicuramente 40 anni, una presenza che purtroppo non è finita, possiamo dirlo, qui a Opiglio, come nei comuni comunque coinvolti anche all'interno di questa rassegna. Ci sono comunque delle presenze legate alle 'ndrine, alle locali dell'andrangheta, quindi un fenomeno che non è finito, ma che è necessario prima di tutto conoscere per poi sconfiggere, che poi è lo slogan con cui abbiamo definito la nostra rassegna. Siamo quindi all'ultimo incontro, ringrazio di nuovo, sarà un po' una serata da parte mia di ringraziamenti, qualche problema tecnico, la sala è strapiena, devo dire, tanto non so se ne avete approfittato entrando per vedere questa mostra che abbiamo realizzato, che si chiama Le vittime di mafia, e questa sera parleremo di una vittima di mafia, parleremo del sequestro di Cristina Mazzotti, che ha interessato proprio questo territorio, che potremmo dire poteva benissimo finire in quei pannelli della mostra, che tra l'altro abbiamo utilizzato in maniera itinerante sui comuni coinvolti, e in questi giorni tra l'altro alcune classi della scuola di Opiglio sono venute a visitare, accompagnati anche da noi, questa mostra che ricorda magari vittime più illustri della mafia,
ma non dimentichiamo vittime meno illustri, che è un po' il senso anche della nostra rassegna, se possiamo volere andare avanti, perché questa rassegna che è inserita in un progetto con le frecce, va bene? Con le frecce. Vai pure avanti. È inserito in un progetto ben più vasto che vede come capofila il comune di Como, che ha coordinato su tutto il territorio provinciale tutta una serie di iniziative di cui questa rassegna fa parte, sotto il titolo di creare una comunità alternativa alle mafie e sostegno alle vittime della criminalità organizzata. Perché le vittime ci sono ancora nel 2018, non lo dico io, lo dicono i magistrati, ce l'ha ricordato il procuratore capo di Como, che sono attestate decine se non centinaia di vittime del fenomeno criminalità organizzata nella nostra provincia. Peccato che spesso non vengono alla luce, perché da una parte c'è omertà, dall'altra c'è forte paura a denunciare. Non siamo nell'Aspromonte, non siamo nella Calabria più sperduta, siamo in un territorio ricco, uno dei più ricchi al mondo, possiamo dire, eppure ci sono vittime che subiscono intimidazioni, estorsioni da parte della criminalità organizzata e che non vengono alla luce. Ecco, serate di questo come questa servono anche per far venire alla luce questo fenomeno, andiamo avanti, per il quale è stata creata comunque una rete di aiuto e di assistenza. Oltre la denuncia che può essere fatta e deve essere fatta attraverso le forze dell'ordine, attraverso la magistratura, c'è una rete di assistenza, di aiuto, che a volte garantisce anche l'anonimato, che permette alle vittime di intimidazioni, estorsioni, chi è entrato nel circuito dell'usura, di portare alla luce il proprio disagio. Si chiamano sportelli di Emergo, sono istituiti presso ogni Camera di Commercio della Lombardia, quindi ci sono anche, se andiamo avanti, in provincia di Como. Trovate dei riferimenti comunque sui siti, abbiamo anche delle brochure che sappiamo il Comune di Como sta ristampando all'interno di questo progetto, quindi sicuramente se andiamo avanti presso le Camere di Commercio, anche a Como, ripeto, si può comunque ricevere aiuto e assistenza per chi è stata vittima, come avete visto qui, di usura, estorsione, corruzione, testimone di giustizia, vittime di mafia e familiari delle vittime di mafia. Questo è un po' il primo senso di organizzare serate di questo tipo. Se andiamo avanti ancora, avanti. Ecco, questa era la serata che vi ricordavo è stata realizzata a maggio del 2016, sono passati esattamente 2 anni, abbiamo parlato della presenza dell'Andrangheta in questo territorio. Questa sera, se andiamo avanti, all'interno della rassegna parleremo appunto del sequestro di Cristina Mazzotti, della storia del sequestro fino ai giorni nostri. Lo facciamo in collaborazione con la Fondazione Cristina Mazzotti. Ringrazio soprattutto Arianna Mazzotti, che è presente, che ha aiutato noi a coorganizzare l'incontro di questa sera, e quindi do la parola per proprio iniziare il vivo della discussione a Franco Tonghini, che è giornalista della provincia. La provincia, come vedete lì, è media partner di questa rassegna. E voglio ringraziare, oltre che la testata Media Partner, anche le altre testate che ci stanno seguendo in maniera molto puntuale, devo dire, sia dando rilievo agli eventi che dando riscontro poi dei contenuti, perché se vedo questa sala piena di più di 100, possiamo dire, il sindaco, lei conosce quante persone vengono al Consiglio Comunale mediamente? Due. Ok, come aver fatto quindi più o meno 70 consigli comunali, va bene, però c'è anche un riscontro che viene dato tramite i mezzi di informazione, sia la stampa cartacea che quella tramite il web, danno sicuramente risalto ai contenuti di queste serate che abbiamo fatto e che continua questa sera. Io ho finito, do la parola e ringrazio a Franco Tonghini.